Ciao Fra, esci? No, sai, sono in lutto per l'estinzione dei brontosauri. E tu? Non so, mi sono girato i pollici troppo velocemente e devo aspettare che rallentino. Brutta storia. Beh, alla prossima. Ok, ciao. Ciao Fabri, esci? Non posso, ho la bici in riserva. Tu? Vorrei, ma mia mamma si rifiuta di allacciarmi ancora le scarpe. Ci sono passato anch'io. Dai, ci sentiamo. Ok, ciao. Ciao Giorgio, esci? Stasera voglio finire di studiare l'elenco telefonico. Tu? No, sai, non piove e mi spiace lasciare l'ombrello a casa da solo. Eh già. Beh, alla prossima allora. Ok, ciao. Ciao, Fra, esci? No, sai, sto studiando per gli esami del sangue. E tu? Guarda, ci ho pensato, ma alla fine preferisco stare qui a farmi crescere i capelli. Interessante. Comunque dai, ci sentiamo. Ok, ciao. Ciao Mauro, esci? No, mi si è incollata la lingua al freezer. E tu? No, stasera studio, devo recuperare l'insufficienza renale. Bravo, comunque dai, ci sentiamo. Ok, ciao. Ciao Andre, esci? Stasera no, voglio ascoltare i miei nuovi dischi dei Freni. Tu? Non credo, mi si è addormentato un piede e mi spiace svegliarlo a quest'ora. Ci mancherebbe. Dai, ci si becca. Ok, ciao. Ciao Ale, esci? No, devo lavare i piatti del giradischi. Tu? Assolutamente no, il sale si è rovesciato sullo specchio rotto dal gatto nero. Capita. Beh, dai, ci sentiamo. Ok, ciao. Ciao Fabri, esci stasera? Non posso, ho le gomme della macchina troppo gonfie. E tu? Nemmeno io. Stasera sto qui a controllare che l'orologio segni sempre l'ora giusta. Bella idea. Dai, ci sentiamo. Ok, ciao. Ciao Luca, vai al bar stasera? Andrei, ma mi sono entrati i ladri in casa e mi sembra scortese lasciarli soli. E tu esci? Stasera no, c'è il vento contrario. Me l'hanno detto. Beh, dai, ci sentiamo. Ok, ciao. Ciao Luca, esci? No, non posso, sai, la mia maglietta della salute è all'influenza. E tu? Nemmeno io, a mezzanotte mi scade lo yogurt. Ah, vabbè, dai, ci si sente. Ok, ciao ciao. Ciao Giulio, esci? Stasera no, ho promesso a mia madre che avrei limato le unghie al millepiedi. E tu? No, io no, ormai mi sono fatto una posizione sul Ti divano. capisco, comunque dai, ci becchiamo. Ok, ciao. Ciao Giulio, esci? Non posso, ho preso i pidocchi al mercato delle pulci. Tu? No, perché domani mi sveglio presto per controllare che il sole sorga. Beh, qualcuno deve pur farlo. Dai, ci sentiamo. Ok, ciao. Ciao Luca, esci? Stasera no, le previsioni dicono che dopodomani pioverà. Tu? Neanch'io. Sai, ho la faraona nel forno, aspetto archeologi per cena. Ah, complimenti. Dai, ci sentiamo allora. Ok, ciao. Ciao Roby, esci? No, non posso camminare. Sai, ho due piedi in una scarpa. Tu? No, sai, fra 3 giorni è l'onomastico del mio idraulico. Ah, fagli gli auguri. Dai, alla prossima. Ok, ciao. Ciao Paolo, esci? No, ho le gambe in sciopero. Hanno incrociato le braccia. E tu? No, io no. Devo recuperare le ore di sonno perse durante la gita di terza media. Ci credo. Beh, ci sentiamo. Ok, ciao. Ciao Carlo, esci? Volevo, ma devo inventare una buona scusa per non uscire. E tu? No, io sto a casa. Sai, vorrei trascorrere più tempo col mio tritacarne. Giusto. Dai, alla prossima.